Claudio Gambino, il percorso fino a qua che hai portato avanti è stato un percorso duro, dove hai dovuto formare la tua squadra di governo. Il programma elettorale che stai portando avanti è un programma di continuità rispetto a quello che avete già fatto negli anni passati. Cosa si può dire di questo nuovo programma elettorale? Ma la mia è una lista che si caratterizza in base proprio alla frase continuità e rinnovamento. Continuità perché sicuramente siamo in continuità con quanto fatto dalla mia amministrazione nei 5 anni di mandato che sta per concludersi, ma anche nei mandati precedenti, quindi quando Vincenzo Barea è stato sindaco e io ero uno dei suoi assessori. E rinnovamento perché abbiamo avvicinato e avvicineremo all'attività amministrativa del comune tante persone, tanti uomini e donne, ragazzi e ragazze che hanno deciso di mettersi a disposizione della città con le loro idee, con la loro competenza, con la loro passione e soprattutto con uno spirito civico di servizio verso i cittadini. Nel corso dell'ultimo consiglio comunale, avvenuto soltanto pochi giorni or sono, tanti della tua lista delle passate amministrative hanno salutato i borgaresi dicendo di non volersi candidare. Quanto è stato difficile reperire le persone per sostituire chi non ha aderito più alla tua lista? Beh, intanto voglio ringraziare chi ha con l'ultimo consiglio comunale dato il saluto all'attività amministrativa. Sono sicuro che questi consiglieri come Maria Mainini, come Giuseppe Ponchione, come Antonella Lionetti continueranno comunque a sostenerci e a darci una mano anche se non saranno più consiglieri. Li ringrazio per quello che hanno fatto, anche Franco Marino che ha lavorato fino all'ultimo giorno insieme a noi. Li ringrazio e sono sicuro che continueranno a sostenerci. Dopodiché abbiamo dovuto fare un'attività di rinnovamento della lista avvicinando delle nuove persone e devo dire che le cose che abbiamo fatto in questi 5 anni hanno fatto sì che abbiamo trovato in diversi cittadini e cittadine la disponibilità a darci una mano e a mettersi a disposizione mia e della lista per poter lavorare nei prossimi 5 anni. Qual è la priorità effettiva all'indomani delle votazioni del 26 maggio per Borgaro? La priorità per noi è sempre la stessa, cioè quella di fare un lavoro per i cittadini e per la città che dia l'idea di un modello di amministrazione che è quello che noi abbiamo messo in campo nei 5 anni passati, un modello dove si deve rispondere alle esigenze di tutti, dove si deve guardare alle piccole cose, al decoro urbano, alle manutenzioni, alle strutture pubbliche, ma nello stesso tempo si deve avere una visione più generale della città e dello sviluppo della città. Vogliamo guardare al futuro con le grandi opere come la riqualificazione di Cascina Torazza, come la riqualificazione di Via Lanzo, senza perdere di vista quelli che sono i piccoli lavori e le piccole cose che la gente ci chiede e qui abbiamo tante proposte, la riqualificazione di via Svizzera, il marciapiede in via 20 settembre, il campo da pallavolo, il marciapiede dove giocano i ragazzi in via Santa Cristina, tante piccole cose che unite alla visione più generale danno l'idea di un'amministrazione che sa cosa vuol fare per la città e sa soprattutto di dover fare un lavoro per Borgaro e per i borgaresi. Nelle passate votazioni amministrative tu avevi due punte di diamante nella tua lista, il compianto Vincenzo Barrea e Giuseppe Ponchione. Quanto è stato difficile sostituire queste due persone? Beh, sicuramente stai parlando di due persone che hanno segnato la storia recente dell'amministrazione guidata da me, ma proprio dell'amministrazione cittadina. Noi vogliamo ovviamente guardare al futuro perché non può essere diversamente. Sicuramente sappiamo che il modello a cui ci ispiriamo è quello di Vincenzo Barrea, un amministratore che ha dato un'attività incondizionata alla città, si è speso totalmente per la sua città, la città che ha amato per tanto tempo e da cui ha ricevuto tanto affetto e tanto amore. E nello stesso tempo, oltre a Vincenzo, abbiamo Giuseppe Ponchione che è un amministratore che ha dimostrato che si può amministrare una cittadina come la nostra consumandosi la suola delle scarpe, cioè amministrare girando la città, andando a vedere i problemi, andando a cercare soluzioni per i problemi. Tutti quelli che si sono candidati devono sapere che il modello della lista Gambino e degli amministratori che fanno parte della lista Gambino è un modello che si ispira a Vincenzo Barrea e a Giuseppe Ponchione, ma credo che abbiano capito tutti qual è il modello di riferimento perché tutti si stanno muovendo e si muoveranno in quella direzione. Dalle prime descrizioni la composizione della tua lista è in egual misura, tanto come nel gentil sesso. Sì, abbiamo composto una lista che ha 8 uomini e 8 donne. Di questi alcuni erano già assessori o consiglieri nel mandato che sta per concludersi, altri, la maggior parte, sono persone nuove. Abbiamo avvicinato mamme, papà,
persone che si occupano delle associazioni, persone che si occupano di varie professioni all'interno della società civile, e le abbiamo avvicinate all'attività amministrativa. Sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto nella composizione della lista e chiedo proprio alle persone e ai cittadini e agli elettori di premiare proprio le scelte che sono state fatte, andando a mettere una preferenza, oltre che per la lista Gambino Sindaco, anche scrivendo il nome di uno dei candidati che compongono la mia lista. Ricordo che si possono scegliere fino a due persone se la scelta cade su un uomo e una donna. Quindi si può votare scegliendo la lista Gambino Sindaco e scrivendo il nome di un uomo e di una donna che fanno parte della lista. Tu hai voluto in questa lista avere comunque con te i tuoi cavalli di battaglia, cioè Fabrizio Chiancone, Federica Burdisso e Fabiana Cescon. Ci sono loro, ci saranno loro, ma c'è anche Luigi Spinelli dell'amministrazione uscente, ma ci saranno inserimenti nuovi come Eugenio Bertuol, Davide Lamanna, Virna Gemelli, Pina Fabiano, piuttosto che Federica Pollini, Francesca Gaido, Marco Ricci. Ci sono tante persone che hanno lavorato per la città o hanno lavorato nelle professioni. Penso per esempio a Paolo Massa, che è un ingegnere che si è avvicinato alla nostra lista e che ha voglia di lavorare proprio mettendo la sua competenza a disposizione della città, ma anche Arianna Bellini, che è una candidata nuova, la più giovane della lista, 26 anni, si è occupata di 118, di assistenza, è un'infermiera. Tutte persone che vogliono lavorare per la città e lo faranno sicuramente nell'interesse dei cittadini e della città di Borgaro. In chiusura, un appello al voto ai borgaresi. Ma l'appello al voto è quello di confermare la scelta semplice che è stata fatta 5 anni fa. Il nostro slogan è quello di continuiamo insieme perché vogliamo continuare ad amministrare la città che tanto amiamo, quella città per cui ci siamo spesi nei passati 5 anni, quella città a cui ancora vogliamo dare molto. Nei prossimi 5 anni ci sono dei progetti importanti da realizzare, c'è da buttare giù la cascina Torazza qui in piazza Vittorio Veneto dietro al comune, c'è da realizzare la riqualificazione di via Lanzo, c'è da prendersi cura di tante piccole cose, di piccole strutture che sono presenti in varie zone della città. Vogliamo continuare a farlo essendo un'amministrazione attenta, capace, competente, ma anche e soprattutto semplice e disponibile verso la gente.